blood, creep enough from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing. Il bacino un po' più indietro. Ok, questa posizione. Ok, avete visto la differenza tra prima e adesso? Prima c'era la schiena tutta inarcata avanti, spezzata. Adesso invece sono in linea, giù. Retroversione del bacino, avete mai sentito parlare sì. Retroversione del bacino? Perfetto. Quindi tenuta quelle addominali e appiattimento il più possibile della zona lombare della schiena bassa. Vai, proviamo. La teniamo per circa 20-30 secondi, poi vi scambiate. E spalle in spinta, ragazzi, spalle in spinta. E tornando indietro. Partiamo dalla verticale, da fermo, e arrivo in corpo teso. Ok. Io sono arrivato pensando a stare bene a cucchiaino, con le spalle sempre bene in spinta. Vai Francesco. Un pochino un po' aperto, stiamo qua, stiamo qua. Più avanti possibile e avvicinarsi al petto col ginocchio che porto avanti. Quindi questo. Poi da questa posizione è solo un pendolo su. Va bene? Invece qual è l'errore comune? Quello di mettere le mani qua vicine e fare questo. Rischio di stare chiuso con questo angolo e non riuscire a trovarmi bene in verticale. Quindi ripeto, affondo bene avanti, petto vicino al ginocchio e poi bilancino. È più una questione di leva che di forza. Vai. Dietro con uscita in verticale, che è l'esercizio specifico per il saltatore con l'acqua. Attento a questo, eh. Sì, tornando indietro ovviamente. Vi ricorda qualcosa? L'ho già pensato ieri sera lui. Quello che ci ha fatto vedere ieri sera lui. Prova. Cioè, vi ricorda qualcosa questo movimento? Non è l'asta. Sì, è, cioè, è la parte di svincolo dall'asta di praticamente della sticella. Prego. Io punto a buttarmi. Bravo Francesco. Io. No, io neanche perché non lo faccio. Di bravissimo. Allora, ragazzi. Bravo. Sì. E sta. Io devo questo. Pensare a questo. Voi provate a pensare quando fate l'infilata. Da raccolto porto sui piedi. È una spinta in avanti delle gambe con tutta la catena posteriore. Questo. Allora, se io anticipo questo movimento prima della spinta delle braccia, le braccia fanno soltanto il movimento finale. Se io invece non faccio assolutamente niente di ciò, è tutto carico delle braccia e io non mi infilo. Avete visto? I piedi salgono, ma mica perché è solo con la spinta delle braccia, è lui che proprio si allinea. Vi do qualche indicazione di massima sulla presentazione, poi saltate, vi guardo. Cerco di dirvi la mia su quello che può essere qualcosa da migliorare sul vostro salto. Voi accumulate una certa energia dalla vostra rincorsa e dal vostro stacco. Questa energia poi va trasferita all'attrezzo. Se io faccio una presentazione corretta, riesco ad usare il 100% dell'energia che ho accumulato per caricare l'asta e poi dopo sfruttarla per il salto. Se presento in ritardo, che è l'errore più comune che si fa in generale tra i giovani saltatori con l'asta, io perdo gran parte di questa energia. Allora, il principio qual è? Io ho l'impatto con la cassetta. Se l'asta, l'impatto con la cassetta, arriva così, bassa, lei prende la botta e io mi impalo. Tutta l'energia che ho accumulato sparisce.
Se invece io alzo l'asta con la presentazione, lei corre e va avanti e do avanzamento. Allora, io vi do un riferimento che voi dovete cercare di tenere in tutti gli esercizi che facciamo adesso. Braccio destro, o c'è qualche mancino che stacca di destro e presenta di sinistro? No. No. Il braccio destro alla fine della presentazione si deve trovare qua. Cioè, se voi saltate, fate questo, è finita. Vi impalate, se avete l'asta molle lei si può piegare e voi vi potete infilare, però sfruttate la metà di quello che potreste sfruttare. Ok? Quindi questo è un riferimento abbastanza semplice, sentire questa posizione, d'accordo? Qua, leggermente avanti, col petto in tenuta e le spalle in finte in alto. Se io faccio questo già risolvo parecchio del mio problema di presentazione. Poi, come dicevo prima, se voi guardate i saltatori di alto livello, scuola russa, scuola francese, fanno tutti cose diverse. Cioè c'è chi arriva con le braccia basse, c'è chi arriva come i russi da qua in alto. Però sullo stacco li vedete che sono tutti qua. Di certo non si fa 580 saltando così. Quindi noi teniamo questo concetto di base che si può applicare su di tutti. Quindi per adesso no presentazione, soltanto accompagnare l'asta alta. Io dico mano destra qua sul fianco, non avanti, non indietro. La mano sinistra al centro del petto, a circa una spanna di distanza dal petto, d'accordo? Se io sono in posizione corretta, l'asta mi pende leggermente a sinistra. Se l'asta va dritta, vuol dire che ho il sinistro tutto esterno e quindi mi porterà poi a fare questo. Facciamo semplicemente uno skip fino lì al materasso del saldinato. Avviene prima della presentazione, io sugli ultimi 6 appoggi dovrei trovarmi con l'asta 45 gradi indicativamente, d'accordo? Se io mi trovo sugli ultimi 2 appoggi con ancora l'asta alta, ho pochissimo tempo per fare tutto questo movimento, quindi prima mi porto avanti meglio è. Allora, facciamo semplicemente questo esercizio di abbassamento dell'asta. Tengo con la mano destra, mollo, lei cade e poco prima che tocchi il puntale presento. Se prima tocca il puntale e poi alzo il braccio, sono in ritardo perché l'impatto con la cassetta è già avvenuto e io non ho ancora alzato le braccia. Se invece mi abituo ad alzare prima che il puntale tocchi a terra, allora sono in tempo con la presentazione. Devo spingere verso l'alto o anche un po' in là? Verso l'alto. Facciamo avanti alto, come vi dicevo prima, riferimento braccio destro alto. Diciamo che si deve vedere l'orecchio appena appena dietro. L'ideale sarebbe quello. Comunque l'idea è avanti qui alto, non qua, qua. Salto. Quando la mano è alta io sono istinto più piedi, è questo ragazzi. Pum. Braccio alto vicino all'orecchio. Qual è la traiettoria ideale della mano destra? Questa. Sotto l'ascella, poi la spalla libera lo spazio e passo qua, con la mano praticamente all'altezza dello sguardo e distendo. Altro errore comune invece che si vede fare spesso è la mano che passa dietro. Mano che passa dietro uguale questo, impalata. Altro errore comune invece rispetto alle presentazioni in ritardo, la presentazione in anticipo, cioè l'asta è ancora alta, io già lavoro e mi porto a fare questi movimenti. Adesso riprendiamo lo skip come prima, partendo con l'asta alta e progressivamente abbasso, 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 ok? E poi faccio questo, senza combinare appoggi con tempi di presentazione. Semplicemente quando l'asta dall'alto arriva circa parallela, io alzo il braccio destro seguendo la traiettoria che abbiamo appena visto. Passata un po' dietro la mano destra, falla passare bene davanti allo sguardo. Bravissimo. Giù, 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 giù. Sì, bene. Rispetto a me, lei è come se un po' mi tirasse avanti, giusto? Questo dobbiamo sfruttarlo a nostro favore. Se io corro, tengo l'asta indietro, sono tutto avanti, ce l'ho addosso.
e mi porta questo a rallentare e tenere le braccia indietro. Dobbiamo cercare il più possibile di sfruttare l'abbassamento dell'asta a nostro favore. Quindi io lo abbasso gradualmente e da quando c'è l'asta parallela e la presentazione ci deve essere sempre un aumento di velocità. L'aumento di ritmo ci deve essere dappertutto, eh. È stato più lungo, nei lanci. Questa è una cosa che specialmente loro che sono decatleti dovrebbero già averla sviluppata. Quindi applichiamola anche nell'asta. A volte è un pochino più difficile perché c'è un po' la fifa della figura, ci sono altre cose psicologiche nel fatto. Ok? Ok, cercare di tenere bene la posizione, arrivo sul materasso in piedi. In avanti un piede, sei un po' indietro. Di corsa, specialmente durante la gara, durante la fase di riscaldamento della gara, io vi consiglio di arrivare già pronti con le aste segnate. Dovete sapere esattamente da dove partire e dove impugnare. Voi dovete sapere la misura, cioè io so che a 6 passi impugno a 3,40, so che ho in mano una 4 metri, al volo calcolo, è tutto tempo guadagnato. Invece se vi trovate a fare un salto così di riscaldamento, dopo vi rimettete in coda un altro quarto d'ora prima di saltare. Perfetto, è chiaro che è bassissima questa impugnatura qua, te non vai da nessuna parte con questa impugnatura, però intanto senti l'avanzamento, adesso alto 10 cm, quando la tua asta è ancora qua, tu stai già prendendo, quindi torni indietro, devi finire di spingere l'asta con i bracci stessi fino a quando è qua. Poi dopo puoi remare per andare avanti, non avere fretta. Per gli allenatori, se io mi metto di fianco e vedo l'atleta che con l'asta ancora a 45 si impala e va sotto, vuol dire che tutto quello che sto accumulando con la rincorsa lo perdo, che è un po' quello che ha fatto lui adesso, un po' perché era sotto e un po' perché la mano George ti è passata dietro durante la presentazione, non avanti. Devo avere lo spazio per fare questo. Bravo, dai, adesso tiri su tre dita l'impugnatura e infili. Dai, questo è buono. Avanzamento col petto. Chiedo solo di stare un pochino più composto sotto. Va bene, ginocchio destro alto e gamba di stacco bella tesa lì. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.